Non sapevo che potessi spammare queste cose qua. Bella a tutti scimmie e scimmiette e benvenuti in un nuovo video di distruzione palloncini simulator. Io come sempre sono Manulax e oggi vediamo tutti i bilanciamenti che ci sono stati nel update 42. Partiamo subito che hanno sistemato la scimmietta a freccette con la catapulta, che gli hanno aumentato il raggio che è pari a quello di inarrestabile, e principalmente l'hanno pensata perché, visto che deve sparare, solitamente la fai sparare verso l'ultimo, così che spari effettivamente verso l'ultimo. Adesso la abilità assassino mob segue il target selezionato, quindi se fa primo colpisce il primo mob, se fa l'ultimo colpisce l'ultimo, è vicino, mentre prima era solo su forte. Questo qua lo credo un po' peggio, perché mi piaceva che colpisse sempre il più forte indipendentemente, però per strategie, quindi magari possiamo pensare che qualcuno ce la pensi diversamente. Incursione di Lamitarda, hanno ridotto il costo da 35.000 a 28.000, 7.000 in meno, hanno ridotto la velocità d'attacco da un secondo e mezzo a 1, quindi attacca più velocemente, però hanno ridotto i danni da 6 a 3 e non fa più danni ai fortificati. Non ne sono molto sicuro, probabilmente è stato abbastanza un nerf, perché prima era molto potente, adesso forse fa un po' meno, però comunque l'abilità rimane lo stesso. Vabbè, preferivo prima che faceva più danni. Il super fragile adesso ha la velocità d'attacco ancora inferiore, da 2,16 secondi a 1,8, così che riesca a colpire e far più danni alle altre torri, quindi più velocemente, mi piace. Il cecchino, il proiettile rimbalzante, è passato da 2800 a 2400 per renderlo più facile, e hanno aumentato il costo del lancio di scorte. Perché hanno voluto diminuire il costo del proiettile rimbalzante? Non lo so, però ci piace. Comunque questo qua rimane comunque inalterato tutto quanto. Adesso c'è l'abilità che quando clicchiamo una sola volta, anche di quelle base, tutte vengono utilizzate l'abilità contemporaneamente, e così succederà lo stesso anche con il druido. Hanno voluto un po' semplificarci la vita e noi apprezziamo. Hanno voluto un po' sistemare l'energizzante quando è fuori dall'acqua, perché prima faceva un solo danno, invece adesso arriva a fare 5 danni le freccette, quindi gli hanno aumentato anche i danni da 1 a 5. E anche le freccette esplosive, questo qua, le freccette passano danno da 1 a 5, quindi anche fuori dall'acqua fa un po' più di danni. Comunque lo preferisco sempre sommerso. E adesso iniziano con gli aumenti del fuoco, ossia il fuoco che scioglie sempre i palloncini, non l'hanno mai dato abbastanza importanza, quindi adesso l'attacco del fuoco che viene dato ai palloncini passa da 2 danni al secondo a 4 danni al secondo, quindi viene distrutto tutto molto più velocemente, e invece per la nave ammiraglia da 2 danni al secondo a 9 danni al secondo, quindi il fuoco adesso arriva veramente a fare tanti danni e ci piace. Della nave cannoniera invece l'attacco a freccetta è disabilitato, ossia non dovrebbe esserci più l'attacco a freccetta normale e c'è semplicemente la palla di cannone. I danni dei grappoli sono aumentati da 1 a 2, mentre nella scimmia pirata i grappoli da 2 a 3. I danni da fuoco della scimmia pirata passano da 2 a 4 danni al secondo. E così anche il fuoco è aumentato per la strada. Questo qua, traffici favoriti, i danni da fuoco passano da 2 a 4, e impero commerciale il fuoco passa anche da 2 a 9 danni al secondo per il fuoco. Quindi il fuoco, immaginatevelo che aumenta sempre di più i danni. Dell'elicottero i preparativi speciali. La velocità di attacco per respingere dietro i palloncini è stata ridotta molto di più, mentre del comandante Comanche il costo passa da 32.000 a 35.000, perché era molto più potente. Quindi adesso sto qua, dovresti riuscire a dirmi che respingi molto di più indietro i palloncini? Tipo molti più palloncini? Tipo se ti mando il round 63 riesci a respingerli tutti? Dovrebbe adesso respingere molti più palloncini indietro. Non so se tutti, però comunque utilizzi l'abilità sua e qua ripulisce sempre tutto. Grande Marina qua. Se la sono gestiti da sole il round 63, vabbè che è una torre che costa un sacco. Passiamo a un'altra torre di fuoco. Granate pesanti, l'inceneritore, il danno da fuoco passa da 1 a 2. Batteria di artiglieria, il danno di fuoco passa da 1 a 3. Mentre per scoppio terrorizza passa da 1 a 5. Quindi il fuoco, se dovessero esserci mai dei palloncini, probabilmente anche qui dovrebbe fare quindi 5 danni a secondo il fuoco, quindi tanta roba. Fuoco ci piace. Che torre di fuoco se non il mago? Il mago l'hanno cambiato un po'. Il evoca fenice, hanno aumentato i danni del fuoco da 1 a 2. E adesso spara 2 fiamme, non una sola. Ne spara 2, si vede un po'. Hanno aumentato 2 fiamme e la perforazione è diminuita da 4 a 3. Quindi prima colpiva 4 palloncini, invece adesso ne colpisce 6.
per tutta questa cosa. Quindi è stato un miglioramento. Della Fenice i proiettili si muovono più velocemente, mentre per il Mago Supremo della Fenice danni da fuoco passa a 10 danni al secondo, quindi scioglie molto velocemente i palloncini. Spara 3 proiettili, i danni sono ridotti da 6 a 2 e anche la perforazione da 50 a 15. Adesso però, se spara 3 proiettili fa comunque 6 danni e ha comunque perforazione 45. Effettivamente quindi non è cambiato granché, è semplicemente distribuito un po' più, ha distribuito un po' più i danni. Invece prima era un solo danno forte, adesso l'ha un po' più distribuito. Più o meno è lo stesso, però no, hanno aumentato anche il danno del fuoco, quindi no, è stato un miglioramento anche per la Fenice, quindi è più forte, ci piace. Mentre della Super Scimmia è stato aumentato il costo da 7.000 a 7.500, il Tecno Terrore è aumentato il costo da 18.000 a 25.000, mentre l'Anti-Bloom da 90.000 a 80.000, quindi l'hanno diminuito il costo di Anti-Bloom. Ricorda che un tempo questo qua costava 100.000, adesso è portato 80.000, che cosa sta succedendo? Il ninja, bomba bagliante, gli shuriken ai palloncini storditi fanno più 3 danni, mentre per i dirigibili che sono colpiti dal C4, i shuriken fanno più 3 danni, hanno ridotto i danni della bomba da 500 a 450, quindi un po' meno, mentre per il master, gli shuriken, i palloncini immobilizzati, fanno più 9 danni gli shuriken, e invece quelli, i dirigibili che sono coperti da C4, più 9 danni. E questo lo stesso è stato fatto anche con il campione, ossia che il ninja adesso fa più 15 danni ai palloncini e più 15 danni ai dirigibili che sono stati ricoperti col C4. L'infuso berserk ha aumentato il prezzo da 1250 a 1300 e il super stimolante sono diminuiti di 50, quindi spostare di 50 non credo che cambiasse così tanto. Comunque da Piombo d'Oro hanno aumentato effettivamente il danno dei suoi attacchi a più 9 per il piombo. Quindi tu mi vorresti dire che potresti quasi riuscire a farmi per bene 10? Potresti quasi riuscire... Perché ha ricoperto? Mi ha fatto 70 danni a un DT. Facile, facile. E se faccio anche con super acido e pozione andata male contro un DDT potresti... 164 contro un DDT potrebbe quasi anche distruggermelo, Non male, non male. Quindi gli hanno dato i danni, quindi... Non che ci servisse, non era una cosa fondamentale che pensavamo di utilizzare, però fa sempre buono qualche torre che fa più danni di DT. Avevamo detto il dono della giungla, adesso la sua abilità attiva anche le abilità di tutti gli altri doni della giungla, così non dobbiamo più stare a spammare mille volte la sua abilità, perfetto. Hanno modificato anche le vivaglie di banane, ossia la centrale delle banane non costa più 100.000 ma 115.000, la riduzione del tempo per il ritorno dell'abilità del prestito passa da 90 a 85 secondi, cambio epocale. Hanno aumentato il costo di banana di recupero da 200 a 400 perché era diventata abbastanza in meta questa cosa di comprare recupero di banane per poi venderlo e farsi la banca, soprattutto nelle sfide contro i boss come vi ho fatto vedere molte volte, e quindi perché era troppo potente gli hanno aumentato un po' più il costo così che ci guadagni un po' meno, però più o meno lo stesso, e hanno tolto queste 200 dal mercato che prima costava 2900, adesso 2700, quindi la strada qua, il costo non cambia. I grandi cambiamenti qui sono che lo squalo bianco è diminuito da 2900 a 2075 di costo, hanno diminuito anche il costo del Velociraptor, l'aquila reale era troppo potente, gli hanno diminuito i danni che faceva in generale, aia. Torniamo a parlare di Quincy, che adesso gli hanno potenziato i danni del livello 18 e anche del livello 20, che gli fanno la sua abilità tempesta di frecce, dovrebbe fargli più danno. Quindi se mandiamo a distanza 0 un numero di tipo 200 ceramica e così fa poco, però con l'abilità dovrebbe tendere a fargli più danno, più 18 danni ceramica, quindi diventa forte anche contro round alti, perché dopo il round 80 faceva abbastanza schifo, invece a livello 20 i danni ceramica passa più 24, mentre prima era più 18, quindi è molto, dovrebbe distruggere anche prima, sì, molto 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 bene Quincy. Adesso Gwendolyn hanno modificato la sua abilità raffica ustionante, come sappiamo ogni qualche secondo Gwendolyn colpisce i palloncini con la sua raffica ustionante. Prima aveva una perforazione infinita, invece adesso ha 100 di perforazione e ai livelli 12, 15 e 18 viene aumentato rispettivamente i danni a 10, 20 e 30. Quindi questa abilità fa 30 danni
a livello 18 ai palloncini intorno, a 100 palloncini, tantino, mi piace. Finalmente mi hanno potenziato anche Obin, in cui in primis le sue spine possono durare fino a 5 round. Non sapevo che potessi spammare queste cose qua. Vi è la riduzione della sua abilità da 35 a 30 secondi. Le spine non durano più un round, ma ne durano 5. Benjamin l'hanno modificato i soldi che produce ogni round. Adesso questa traduzione è completamente sbagliata, perché adesso da livello 1 non produce più 100 dollari a round, ma ne produce 80. A livello 2 ne produce 120. A livello 8 comunque ne rimane 250. Mentre a livello 11 non è più 300, ma è 1000. 1000 ogni round. A livello 15 non è più 500, è 2500 ogni round. A livello 17 non più 800, ma 5000 ogni round. L'hanno ridotto tanto all'inizio, ma quando passa il livello 8, dopodiché che ritorna a essere quello normale, inizia a produrre tantissimi soldi. Dobbiamo provarlo. A livello 16, Ezili, l'attacco principale, rimuove la mimetizzazione di DT, quindi un'altra torre molto buona. Per Corvus hanno ridotto il costo di mana della rapidità da 75 a 50, mentre l'abilità Tempesta, l'attacco è aumentato da 0,1 a 0,12, è un peletto, attacca più lentamente. E hanno fatto sì che adesso prende 5 energie per ogni strato scoppiato dei palloncini e comunque ogni secondo recupera un mana. Quindi adesso dovremmo vedere che a round 1, qui, anche se non fa niente, dovrebbe stare a recuperare mana, anche facendo niente, quindi buono. Poi, parlando di quello che rimane nel futuro, a breve dovrebbe uscire anche per la PlayStation. Stanno cercando di recuperare gli aggiornamenti con l'Xbox per portarla al pari di quella che c'è sul computer. Per la Switch sta ancora andando avanti, quindi arriverà. E si parla del futuro eroe che dovrebbe arrivare nel prossimo aggiornamento, l'eroe Jetpack, quindi che si muove con un jetpack in giro per la mappa e distrugge cose. Sembra un eroe interessante. E mentre nell'updated 44, quindi fra due aggiornamenti, dovrebbe uscire la Sire Scimmia. Non sappiamo ancora niente, però è una scimmia sirena, quindi me l'aspetta nelle torri magiche, qualcosa di acquatico. La prima torre acquatica dopo le militari. Ci piace. Si stanno ancora organizzando, probabilmente entro quest'anno, per aggiungere il game editor, ossia poter aggiungere normalmente le mod all'interno di VTD6. Si stanno parlando con gli sviluppatori di mod per capire cosa vogliono. Questo era l'aggiornamento di bilanciamenti, in riassunto fuoco fuoco fuoco, e mi è piaciuto. In generale mi è piaciuto, non c'è niente che hanno dato tanto fastidio a nessuna torre, tutto abbastanza basic, però gli hanno potenziato il fuoco, quindi apprezzo. Grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. Scimmie, torri, un mix perfetto, fluttuando sull'aria scoppia i blunt. Manulax è il maestro con stile unico, gioca BTD6 come nessun altro sa fare.